cordiale saluto da Marina Ranucci e ben ritrovati con l'appuntamento settimanale di tg7mobilnews.it. Una settimana intensa, quella appena trascorsa per il mercato immobiliare in Campania. In primo piano parliamo ancora di crisi del mercato immobiliare, un tunnel dal quale non si vede ancora uscita. I dati negativi registrati nel 2011 vengono riconfermati per tutto il 2012. Secondo gli analisti, una timida ripresa è prevista solo all'inizio del 2013. I dati, estrapolati dal listino ufficiale della BIN e dalla FIAIP, sono collegati al report dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio. Napoli ha visto calare del 7% il numero delle compravendite immobiliari e del 7,76% per le sole abitazioni residenziali. Per la prima volta la flessione è stata rilevata anche nei quartieri più prestigiosi come Posillipo e Chiaia, a meno 4%, e per il Vomero a meno 4,5%. La macroarea del centro storico mostra picchi di flessione fino al 9% nei valori locativi, mentre le compravendite rimangono stabili. Dalla crisi del mercato immobiliare agli imposte sugli immobili il passo è breve, soprattutto parlando di IMU, sulla quale invece il ministro dell'economia Vittorio Grilli getta acqua sul fuoco. L'IMU serve innanzitutto al consolidamento dei conti pubblici, afferma Grilli, cioè ad esempio a mettere al riparo l'Italia da altri attacchi speculativi. E poi l'impatto sarà modesto, continua, poco più alto di quello della vecchia ICI. Il gettito complessivo stimato derivante dall'IMU sulla prima casa è di circa 3,4 miliardi di euro, sostanzialmente equivalente a quello dell'ICI sull'abitazione principale, di circa 3 miliardi di euro. Quindi molto meno drammatico l'impatto, secondo Grilli, rispetto alle varie cifre che si sentono in questi giorni. Rimanendo ancora sul fronte fiscale, la regolarizzazione dei cosiddetti immobili fantasma nel 2011 ha determinato un maggior gettito di 472 milioni di euro. Un dato confermato dal direttore dell'Agenzia del Territorio, Gabriele Alemanno. Dal 3 maggio fino al 2 luglio 2012 saranno pubblicati presso l'albo pretorio dei comuni gli atti relativi all'attribuzione della rendita presunta a tutti gli immobili cosiddetti fantasma, che non sono stati dichiarati spontaneamente dai soggetti interessati. Chiudiamo il TG7 Mobile News continuando a parlare di crisi economica e dei troppi imprenditori che a causa della crisi si sono suicidati. Solo due settimane dopo il folle gesto di Diego Peduto, agente immobiliare napoletano, un altro immobiliarista la fa finita. Un uomo di 52 anni, titolare di un'agenzia a Vicenza, è stato ritrovato impiccato in un parco giostra per bambini. L'uomo pare stesse attraversando un momento di grave difficoltà economica. Una vita spezzata ed un'altra appesa ad un filo. Di nuovo a Napoli, Pietro Paganelli, imprenditore 72enne, si è sparato nella sua officina di riparazione barca a Mergellina. L'uomo ha tentato il suicidio dopo aver ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia del valore di 11.000 euro. Pochi mesi fa ne aveva ricevuta un'altra da 15.000, che ancora non era riuscita a saldare. Soffocato dal fisco, Paganelli non ce l'ha fatta e ha lasciato un messaggio che recita: «La dignità vale più della vita». Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare immobilnews.it o scrivere a redazione @immobilnews.it. Per oggi è tutto, Marina Ranucci vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana.